Una grande esperienza al servizio della tua auto. Dal 1962 è cresciuta con noi. Essere competitivi nel servizio e nel prezzo. Per noi è come vincere in pista. Audisio è benvenuto. Un tagliando perfetto a un prezzo molto competitivo. Claudio, a te. Sì, buonasera a tutti. È iniziato da circa mezz'ora il consiglio d'amministrazione nerazzurro. Potrebbe essere l'ultimo per il presidente Moratti da proprietario o quantomeno azionista di maggioranza. Infatti si attende l'arrivo di Eric Thohir. Bisogna ancora capire quali saranno i tempi. Lo stesso Moratti, entrando, ha detto per le firme ci vorrà ancora tempo. Vedremo tra poco all'uscita quali saranno eventuali dettagli che potrà o meno comunicare alla stampa. È comunque una svolta epocale non solo per l'Inter ma credo anche per tutto il calcio italiano. Ecco, della partita di ieri ha parlato Massimo Moratti, Claudio? No, praticamente non ha rilasciato alcuna dichiarazione, tutto è rinviato a dopo l'incontro con i consiglieri. Grazie a Claudio Garioni, quindi bocche cucite anche per quanto riguarda il gol del promesso sposo Nainggolan. Non è questo il momento in cui ci si può spostare a parlare di discorsi di mercato e quant'altro. Anche ieri Nainggolan ha negato ogni possibile trattativa con l'Inter già in estate, ma come sono i giornalisti che scrivono queste cose. Sì, ma è normale che in questo momento non si può, anche perché Nainggolan sa bene che se dice una parola fuori posto poi il presidente Cellino gliela fa scontare, quindi in questo senso fa bene Nainggolan a non sbilanciarsi, perché non è questa la fase. Sul discorso di Thohir, credo che per vederlo bisognerà aspettare fino a ottobre per vederlo nuovamente a Milano. Ecco, per le firme ci vorrà per forza un po' di tempo, ha detto Massimo Moratti. Quanto secondo te, Carlo, per vedere finalmente Thohir a Milano? Ma io credo che ormai sia abbastanza imminente. È chiaro che valutando i tempi della trattativa, che sono stati tempi comunque lunghi, imminente significa, io penso, siamo ormai all'inizio di ottobre, al massimo nel giro di un mese, almeno credo questo. Confermo che Thohir è molto intelligente, perché sa molto bene che nel calcio, e questa è l'unicità dell'azienda calcio, il tifo porta soldi, il tifo è fatto di sentimenti. La tradizione è fatta di sentimenti, tradizione nell'Inter significa Moratti, e quindi anche un atto non solo di sensibilità ma anche di furbizia, secondo me, di intelligenza da parte sua, cercare comunque di coinvolgere Moratti magari addirittura come presidente. Ci colleghiamo con Londra e con Titti Improta, che sta seguendo la squadra di Benitez che domani incontrerà l'Arsenal. L'allenatore Wenger, difficile affrontare Benitez, come sta preparando? Lo sto preparando con molta attenzione la gara di domani sera. Intanto noi siamo al Stadium, dove tra mezz'ora invece parlerà Rafa Benitez insieme a Marek Hamšík, che poi ci sarà noi consueti allenamenti, insomma, alla vigilia dell'importante match di Champions League. Dicevamo, lo sta preparando con molta attenzione questa gara a Sven Wenger, perché teme chiaramente i movimenti di Lorenzo Insigne, ma dello stesso Higuain. Difatti ha detto in conferenza stampa: era uno dei nostri obiettivi di mercato, poi ha scelto Napoli, speriamo che non segni una rete per punirmi. Insomma, ironicamente il francese, accompagnato in conferenza stampa invece dal difensore Sagna. Dunque molta attenzione se sul schieramento di Rafa Benitez da parte invece dell'Arsenal, 4-2-3-1 in campo per il match di domani, con Szczęsny tra i pali. Ci saranno Sagna e Lins sugli esterni, Koscielny e Mertesacker, i due difensori centrali. Si affiderà molto probabilmente a Ramsey insieme a Flamini in mediana, e poi Gnabry, Ozil e Wilshere alle spalle di Giroud. Questo l'11 dell'Arsenal. Rafa Benitez dovrebbe schierare invece i soliti in campo, dunque a quanto pare, chiaramente capiremo qualcosa in più dopo la conferenza stampa, quindi a quanto pare Mesto, Zuniga sugli esterni, Kumbulla e Albiol centrali. Ci saranno in mediana Hiller e Verami, e poi Callejon, Hamšík, Insigne alle spalle di Higuain. Tutto questo salvo sorprese. Abbiamo visto De Laurentiis ad accogliere l'intera squadra. Invece l'Inghilterra come ha accolto Rafa Benitez?
Ma l'Inghilterra l'ha accolto molto bene, nonostante insomma le continue critiche della scorsa stagione di Benitez. Lo stesso allenatore spagnolo ha ricordato che per lui è stato, nonostante le difficoltà, però anche una fase felice. D'altronde ricordiamo che ha vinto un titolo importante, quindi non assolutamente da disdegnare il lavoro che il tecnico ha fatto in Inghilterra. Sempre felice di essere qui, ha detto Benitez anche in altre occasioni, dopo tutto anche la famiglia, ovvero la moglie e le due figlie di Benitez, hanno scelto di vivere in Inghilterra, quindi sicuramente si sente in qualche modo a casa sua. Titi, io ti ringrazio, noi siamo arrivati in chiusura, ringrazio Carlo Nesti per essere stato qui con noi. Grazie, un saluto a tutti. E grazie anche ad Alfio Musmarra. Grazie a te. Noi ci vediamo puntuali domani sempre con Calcio.0. Ciao a tutti. Della serie A Team per 2 mesi e poi, se vuoi, paghi solo 3,59 euro a settimana su smartphone e tablet con traffico dati incluso. Corri nei negozi Team o vai su team.it. Dal 3 al 6 ottobre, alla festa della marineria della Spezia, arrivano i grandi velieri della Lika Mobile Mediterranean Soul Ships Regatta. 4 giorni con oltre 100 eventi gratuiti e un ricco programma di regate, visite ai velieri, incontri con autori, scienziati e personalità del mondo del mare, mostre tematiche, spettacoli, musica e gastronomia. Festa della Marineria 2013, dal 3 al 6 ottobre, alla Spezia. Un giorno sfrutteremo l'energia dei fiumi anche senza le dighe. Solo con il dislivello, utilizzando il principio di Archimede, potremo generare energia pulita e totalmente rinnovabile, nel pieno rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Questo è il nostro futuro, ma già oggi possiamo risparmiare fino all'80% con i nostri impianti. Parodi, i pionieri del risparmio energetico. Il 5 e il 6 c'è Genova Sposi al 105 Stadium alla Fiumara. Tante nuove proposte e idee per il vostro giorno più bello. Il 5 e il 6 ottobre c'è Genova Sposi. L'ingresso è libero. Scarica il coupon su sposiexpo.it/Genova. Oh oh, aumenti in bolletta. Mamma dice che bisogna farci l'abitudine. Ma cresci, bisogna farsi Edison. Il prezzo di luce e gas resta bloccato per 2 anni. Oh! Come le Zeceri. Chiama l'814-1414. Edison, ora lo sai che ti conviene. Salone Nautico, dove iniziano le storie d'amare. Dal 2 al 6 ottobre, Genova ti aspetta. In collaborazione con Books and Chi, libri e logistica a Genova Bolzaneto. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Amici di Dilettantissimo, ben ritrovati. L'approfondimento del lunedì sulla Lega Pro non si è giocato ieri, Entella e Savona ferme. Parleremo naturalmente dei temi della prossima giornata, cominceremo a vedere come le squadre liguri preparano le nuove partite col nostro esperto di Lega Pro che è Simone Maggi. Ciao Giampaolo, buona serata a tutti. Partiamo con una notizia di cronaca, c'è stata la morte di Gaetano Musel, ex giocatore del Napoli, notizia arrivata in redazione qualche minuto fa. Simone, Gaetano Musella, oltre bombe partenopea, è stato anche allenatore della Sanremese nel 2005-2006.
Sì, un grande giocatore degli anni 80. Napoli penso sia stata la sua piazza di maggior lustro, che gli ha dato anche maggior lustro. È stato trovato morto in circostanze misteriose nella vicina finale dove sì, tra finale e Borgia Verezzi, dove abitavo ultimamente, nel passo della Capra Zoppo. Ora ovviamente gli inquirenti valuteranno poi le cause della propria morte. Noi lo ricordiamo sicuramente per quello che ha fatto sui campi, cioè dicevamo anche prima fuori onda quell'aneddoto molto simpatico per i rossoblù, che lo ricorda in quella famosa partita Napoli-Genoa in cui nacque poi di fatto il gemellaggio tra Napoli e Genoa, gemellaggio che è stato celebrato sabato scorso. Musella era proprio l'attaccante di quel Napoli lì, insomma. Esattamente, Musella che poi ha giocato anche nel Catanzaro e nel Bologna. Vediamo, tornando alla Lega Pro, i risultati e la classifica attuale di questo girone. I risultati sono naturalmente quelli di 7 giorni fa. La classifica, la Provercelli e l'Entella, Simone in testa a 10 punti, Albino Leffe che è già stato penalizzato con la sconfitta a tavolino di Cremona. Notizia dell'ultima ora, forse il Savona, che ha presentato il ricorso in ritardo, potrebbe però avere lo stesso la vittoria contro l'Albino Leffe. Sì, esattamente, sarebbe un clamoroso ribaltone. Spieghiamo velocissimamente tanto il caso Pontigio, ma ne abbiamo già parlato in tutte le trasmissioni di Primo Canale Sport, anche quelle di Primo Canale con i colleghi di Anteprima. Riguardo il caso Pontigia, il giocatore della Binolef, Simone Pontigia, classe 93, che aveva una squalifica pendente del campionato Beretti della scorsa stagione di 6 giornate ed è stato schierato lo stesso nelle prime 3 di campionato dalla formazione bergamasca. È arrivato, come vi abbiamo documentato in esclusiva praticamente settimana scorsa, l'esito del ricorso a favore della Cremonese. Cremonese e Sudtirolo erano e Savona sono le 3 squadre che hanno giocato contro l'Albino Leffe con Pontigia in campo. La Cremonese è l'unica che ha presentato ricorso e l'ha vinto, ragion per cui, come abbiamo potuto vedere nella classifica, la Cremonese adesso ha 9 punti e tallone Entella Provercelli. Poi partiamo dalla sentenza proprio della Corte disciplinare, perché l'ultima parte proprio della sentenza dice che viene rimessa alla Procura federale la decisione per quel che riguarda le partite precedenti in cui Pontigia è stato schierato. Proprio da questa affermazione il legale del Savona, Mascia, che tra l'altro è quel legale che difese il Genoa nel caso Preziosi, nel caso Milanetto, proprio da quella affermazione è ripartito pensando che, essendo la Procura federale atta a dover giudicare questo evento, allora si può ancora presentare ricorso proprio in Procura federale, e quindi il Savona spera di riavere addirittura i 3 punti, perché con l'Albino Leffe perse, Pontigia segnò pure, quindi insomma, se venissero rilati 3 punti sarebbe un colpo clamoroso per il Savona. Insomma, 3 punti tolti l'Albino Leffe andrebbe a quota nuova, un passo dall'Entella a questo punto. Andrebbe secondo in classifica, sarebbe assolutamente un lustro sicuramente per la nostra regione. Darebbe un po' più di pepe a questo derby di cui tutti già stanno parlando, anche se mancano circa 2 mesi. Simone Maggio ha preparato anche un servizio sull'Entella, lo andiamo a vedere. Il primo mese di campionato se n'è andato e, nonostante 4 partite siano non tantissime, sono già abbastanza per tirare le somme di un inizio di stagione sicuramente esaltante per i biancocelesti. Primo numero che spicca nelle statistiche dei chiavaresi, il 10, quello del voto massimo, quello, guarda caso, dei punti in classifica che fanno dell'Entella la capolista al pari con la Provercelli. Un bottino che addirittura potrebbe essere maggiore se la gara con il Lumezzane fosse stata interpretata meglio dagli uomini di Luca Prina. Ma ci mancherebbe altro, questi sono solo dettagli, anzi, paradossalmente dalla partita meno brillante di questa stagione si è capita la vera mentalità di questa squadra, che con le qualità di una grande, ma con la mentalità di una piccola, ha saputo soffrire, reagire e alla fine, forse anche con poco merito, a fare il risultato. Altro dato impressionante è quello delle reti subite, solo 2 ed entrambe su palla inattiva, una su calcio d'angolo, l'altro su rigore, proprio nella gara contro Lumezzane. Un dato reso impressionante se si pensa che dopo le prime 4 giornate della scorsa stagione le reti incassate da Andrea Paroni erano addirittura 8, che poi in matematica sarebbe 4 volte tanto quelle subite quest'anno. È proprio questa la chiave di lettura più interessante e più indicativa per comprendere l'ennesima mutazione dell'Entella, che grazie alla guida tecnica in continua evoluzione di Luca Prina è passata ad essere una bella realtà il primo anno, ha una squadra spettacolare il secondo, per confermarsi nella stagione in corso come una solida big del campionato.
numeri collettivi che fanno pari con quelli individuali. E allora come non citare quelli del bomber da trasferta a Moreo, con due reti che hanno portato 4 punti. Due reti che sono poi le stesse messe a segno da Simone Guerra, ma tra le mura amiche, che di punti ne hanno portati addirittura 6. Guerra e Moreo, uno segna in casa, l'altro fuori. E anche questo parte dello splendido paradigma che l'Entella in questa stagione rappresenta e che incendia di entusiasmo tutto l'ambiente cavarese, che adesso davvero non ha più paura di pronunciare quella lettera. Simone Guerra e Moreo, le armi in più dell'Entella, dell'Entella di Luca Prina, che dovremo avere al telefono. Mister, buonasera intanto. Buonasera a voi, grazie. Grazie naturalmente del suo intervento. Allora, abbiamo visto il servizio di Simone Maggi, un'Entella meno spettacolare ma molto più redditizia, mister. È questa la vostra situazione in questo momento? Sì, in questo momento sì, però direi che è veramente troppo presto per esprimere dei giudizi. Le prime partite, è vero, hanno espresso un'Entella un po' più granitica, nel senso i numeri dicono che abbiamo preso meno gol rispetto alle prime 4 partite dell'anno scorso, solo uno su corner, uno su calcio di rigore, abbiamo segnato molto di meno, abbiamo 1 punto in più rispetto alle prime 4 partite dell'anno scorso, ma è proprio presto, perché poi la qualità va confermata nel tempo, quindi insomma vedremo. Insomma, io non voglio dire, perché poi non è che fosse una scelta voluta, chiaro che ogni squadra cerca sempre di migliorare il rendimento dell'anno precedente, abbiamo la fortuna, il vantaggio di avere uno zoccolo duro molto forte dell'anno scorso, e questo secondo me è il motivo principale di questi buoni numeri difensivi delle prime partite, ma insomma, ripeto, è troppo presto per esprimere delle valutazioni. Certo, qua Simone Maggi che naturalmente le vuol fare una domanda. Buonasera mister, abbiamo analizzato nel servizio la statistica anche che tu dicevi, no? L'anno scorso nelle prime 4 giornate l'Entella ha incassato 8 reti, quest'anno nelle prime 4 sono solo 2. Possiamo imputare questo cambiamento positivo anche magari alla mancanza di 2 esterni come De Cole e Zampano, che spingevano tantissimo e magari pagavano però in fase difensiva, mentre invece quest'anno è stata fatta di necessità virtù, non avendo due cavalli come loro, magari la difesa è un po' più solida, è d'accordo con questa analisi? Guarda, io mi piacerebbe proprio fare delle chiacchierate un po' tecniche con voi, visto anche le vostre competenze, non solo giornalistiche. Io direi, guarda, è una considerazione che condivido, ma non la metterei prioritaria. Io penso che è importante sicuramente, perché sono 2 giocatori molto bravi in fase di spinta. Parlando proprio da allenatore, noi l'anno scorso siamo partiti con Cesare e Bianchi, che sono arrivati in ritiro 2 giorni prima della partita col Verona, quindi verso l'8 e il 9 agosto. Quindi sono dei ragazzi che si sono fisicamente entrati in condizione dopo molto tempo, oltre al fatto della conoscenza con compagni nuovi. Quest'anno siamo potuti partire con la coppia Cesare e Michi Russo, che avevano un anno alle spalle di conoscenza, con Cesare, che l'anno scorso aveva già fatto molto bene, ma quest'anno è partito con la squadra, ha fatto una preparazione giusta, oltre ad essere un grandissimo professionista, è entrato subito in grande condizione. Se ti ricordi, l'anno scorso anche dopo 3-4 giornate aveva avuto un piccolo infortunio al polpaccio, insomma c'era stato un percorso che è normale per i giocatori nuovi trovare la condizione. Quest'anno secondo me questa cosa della conoscenza tra i due centrali ci ha aiutato moltissimo, poi sicuramente come dicevate il discorso degli esterni molto offensivi quali Zampano e De Cole, quest'anno a volte ha giocato Volpe, quindi insomma è un giocatore, sappiamo, esperto, sicuramente un giocatore difensivo. C'è anche un altro particolare, secondo me, c'è una crescita sul piano della personalità e della tranquillità di Paroni. Certo, assolutamente. Mister, un'ultima battuta, sì. È sorpreso della vittoria del Savona Cremona? Lei in ritiro mi aveva detto il Savona quest'anno sarà una mina vagante per tutto il campionato. Sì, ma io guarda, non sono sorpreso, perché il mio modesto parere era che la Carrarese e il Savona potevano essere e possono essere le squadre che ti danno fastidio. Poi Savona è una squadra che c'è il marchio della, come ti dicevo già, insomma poi sono cose che si sanno, non è che devo dirle io, lì c'è un marchio dell'allenatore, c'è una squadra che viaggia in sintonia con l'allenatore, si percepisce, è una squadra che si esalta quando deve incontrare certi tipi di squadre, può essere veramente la mina vagante, sì, infatti vincere a Cremona sappiamo quanto può essere, già vincere fuori casa è dura,
vincere poi in un campo come Cremona. Quindi le prime partite hanno confermato questo, è evidente. Ultima domanda, mister. Domenica Vicenza, Simone Maggi, quegli anni nasceva io e lei che abbiamo qualche anno in più, in quelle porte segnava Paolo Rossi. Credo per lei, per tutta l'Entella, una grande soddisfazione andare a giocare in stadi del genere. Io penso che sia, questo piccolo aneddoto, per me resta sempre un campionato dove le motivazioni di ogni squadra sono determinanti. Io alla squadra già l'altra settimana gli ho ricordato che nel 99, se non erro, io vidi per te un Vicenza-Chelsea, Vicenza-Chelsea, semifinale di Coppa delle Coppe. Quindi oltre al periodo di Paolo Rossi, anche dopo c'è stato, insomma, è una storia di una squadra e l'Entella va in questo posto. Io dico, per la dirigenza e per la storia di questa società è qualcosa di importante. Poi noi non devono interessare queste cose, anzi sono delle motivazioni in più. Dobbiamo vivere il presente, è una squadra molto forte davanti, è una squadra probabilmente che non si è ancora calata completamente nella categoria, ma secondo me Cremonese, poi Entella, Provercelli, Albinoleffe, Vicenza, più la sorpresa di turno, sono quelle, questa per me è la griglia di partenza. Perfetto, mister, complimenti per il suo lavoro, grazie per il suo intervento, in bocca al lupo naturalmente per domenica. Buon lavoro anche a voi, grazie, a presto. Grazie a Luca Prina. Con Simone Maggi invece andiamo a vedere la grafica del prossimo turno, ma non del campionato, della Coppa Italia, Simone, di Lega Pro, partite che giocheranno mercoledì, sfide molto interessanti. Se Marco Bertucci ha il cartello pronto lo mandiamo in onda, eccole qua. Savona a Cuneo e l'Entella a Viareggio, Simone. Due partite difficili. Partite difficili, Savona a Cuneo peraltro giocò la scorsa stagione perdendo. Ritrova Nicolò Antonelli, che è stato centrale del Savona negli ultimi tre stagioni prima di queste, e poi abbiamo messo anche tra parentesi appunto le squadre contro cui saranno incrociate. Ora spiegheremo velocemente come si articola questa Coppa Italia, ricordando anche che l'Entella va a giocare a Viareggio e curiosamente ritroverà Vannucchi contro, quindi potevamo anche fare una domanda magari a Luca Prina. Gliel'abbiamo evitato perché non parlano volentieri di Vannucchi. Siamo stati molto bravi. Anche qua vediamo tra parentesi il turno di Coppa con cui è incrociato. Spieghiamo questo perché adesso la Coppa Italia di Lega Pro, con le retrocesse della Team Cup, tra cui Entella e Savona, vedrà disputarsi due turni a tabellone. Da questi due turni esceranno 12 squadre che poi verranno raggruppate in tre gironi da 4, da cui usciranno le prime, la migliore e seconda, faranno semifinale e finale. E quindi Cuneo Savona giocherà poi con la vincente di Pisa-Reggiana, così come Viareggio Entella giocherà con la vincente di Carrarese-Pontedera. Pontedera, tra l'altro, che è prima in classifica nell'altro girone perché ieri ha vinto il derby col Pisa. Partite dunque molto interessanti, noi ci fermiamo un attimo, poi nella seconda parte naturalmente spazio al Savona. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Cucina sublime, panorama mozzafiato, atmosfera indimenticabile. La Vetta, ristorante e pizzeria per i momenti più belli della tua vita. Assaggia il nostro pesce freschissimo alla brace. Ordina pure piatti raffinati, non ti deluderemo. La Vetta è ideale per trascorrere momenti felici con il tuo partner, ma anche per feste di compleanno, battesimi, matrimoni, occasioni da ricordare. La Vetta è a Pegli, in Viale Modugno 62. Chiuso il lunedì. Telefono 010 69 70 066. Prenota la tua serata indimenticabile. Preventivi personalizzati. Ristorante La Vetta, gastronomia di classe da gustare davanti a un panorama incantevole. Eurosystem, i compressori a Genova, compressori industriali silenziati a vite, compressori a pistoni, essiccatori d'aria, accessoristica pneumatica. Vieni a trovarci presso il nostro showroom in via Morasso 9 a Genova Bolzaneto. Troverai professionalità, esperienza, cortesia al tuo servizio e potrai usufruire del servizio assistenza tecnica che offre Eurosystem. Visitate il nostro sito www.eurosystem99.com. Amleto, bar, caffetteria, pasticceria sul lungomare di Pegli. Da oltre 100 anni continua la tradizione delle nostre specialità. Da noi potete trovare lo Special Coffee, una miscela personalizzata ad opera della B Caffè, ma anche il caffè al ginseng, d'orzo, nocciola, gianduia e perfino il caffè biologico. Pasticceria specializzata per tutte le occasioni, torte personalizzate per compleanni, il tipico pan dolce genovese, la colomba, pasticcini assortiti e su prenotazione le famose torte scenografiche. Amleto, lungomare di Pegli 180. Telefono 010 69 80 966. Da oltre 100 anni al vostro servizio.
Grazie. Grazie ai 10.000 clienti che anche quest'anno ci hanno premiato come la miglior pizza da sport di Genova. Sosta obbligata, via Parma 11 Rosso a Pegli. 200 tipi di pizza, alcune inventate da voi. E poi farinata, focaccia al formaggio di Recco, tutto con ingredienti di primissima qualità. Pizze speciali con farine integrali, farro, senza glutine. Sosta obbligata è a Pegli in via Parma 11 Rosso. Telefono 010 69 81039 o 348 915 2500. Vieni a trovare. Sosta obbligata. Da noi si fermano anche le miss. Una cornice invidiabile alla Marina di Sestri, un bar di classe per tutte le tasche. J-Class, in via Pionieri e Viatori d'Italia, aperto dalle 7 del mattino alle 2 di notte. Apericena per tutte le tue occasioni speciali. Oltre 200 cocktails, anche per i bambini, accompagnati da deliziosi stuzzichini freschi. J-Class è anche enoteca, con i migliori vini nazionali e lo champagne. Siamo al vostro servizio per battesimi, matrimoni, compleanni, feste di laurea e pure divorzi. Menù personalizzati per tutte le tasche. J-Class, per i vostri momenti da ricordare. L'autentica col formaggio la trovi solo da noi. Sapore di Soria, la Marina di Sestri Ponente. I nostri piatti prelibati sono cotti al momento. Non ci vuole fretta per gustarli. Mandigli al pesto, taglierini allo scoglio, ravioli al sugo, mezzelune in salsa di noci. E poi pesce alla piastra, fritture, altre specialità. Lo stoccafisso in umido. I nostri impasti sono speciali, senza uova. Dulcis in fundo la mitica torta di mele. Grazie allo staff di Matteo Tomellini, il figlio Simone e la moglie Carla, da Sapore di Sori si mangia benissimo, si spende pochissimo. Telefono 010 65 19 3 79 393 71 06 032. Sono ammessi animali. Sapori di Sori, anche le miss amano l'autentica col formaggio. Ready? Start! You are start! To you are start! To to start! Ready? Are are you to start! Are you ready to start? Nel cuore di Elbaro, il cuore di ForFit, Fitness e Wellness Club. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, ForFit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Ben ritrovati, l'approfondimento del lunedì sulla Lega Pro, parliamo del Savona, andiamo a vedere subito il servizio firmato da Simone Maggi. Nuova Savona, vecchia storia. Con la sosta del campionato e con le prime quattro giornate passate agli annali, è già tempo, se non di bilanci, quantomeno delle prime valutazioni. E allora, un Savona quasi tutto nuovo, così come la categoria riabbracciata dopo 39 anni, che mantiene le caratteristiche degli ultimi tre. Eh già, perché sulle rive del Timbro ultimamente sono passati tanti giocatori, ma un solo allenatore che riesce sempre a plasmare a sua immagine e somiglianza il materiale umano che lui stesso valuta e richiede. In un calcio dove tutti inventano o provano a farlo, il tecnico sardo fa di valori ancestrali e di concetti semplici la forza cardine del proprio gioco: corsa, agonismo e fame calcistica. Concetti semplici, si diceva, lui il calcio lo lascia inventare agli altri, perché alla fin fine quello che conta è sempre e solo il risultato. E non si può dire che di risultati non ne siano arrivati in questo splendido triennio bianco-blu. Il Bacigalupo da terra di conquista è diventato un fortino e il Savona, da squadra materasso, ad autentica mina vagante del campionato. Una mina capace di esplodere in ogni momento e di far saltare il banco come la scorsa stagione, con una cavalcata che all'ombra della torretta aspettavano da quasi 40 anni. Prendiamo ad esempio queste prime quattro giornate, un mercato estivo a costo zero con il colpo Cesarini come ciliegina sulla torta e un inizio di stagione in cui la magia sembrava svanita, a dispetto della dura realtà della vecchia C1. I primi rimbrotti da una parte di pubblico davvero troppo esigente e il sentore che forse per fare la Lega Pro 1 ci vorremmo un po' più di esperienza e un po' meno di presunzione. Poi, come d'incanto, il Savona torna a quello della scorsa stagione, solido, combattivo e spregiudicato, e dopo la vittoria sofferta ma meritata sulla propria, l'impresa, una caratteristica questa dei Corda Boys, che se non infrangono almeno tre record da campionato non sono contenti. Due anni fa la vittoria a Busto dopo 44 anni, l'anno scorso quella ad Alessandria dopo 39, quest'anno quella di Cremona dopo addirittura 34. Una vittoria ancora negli occhi e nei cuori dei tifosi, una gara condotta con l'umiltà di chissà di essere inferiore, ma con la convinzione di chissà che nel calcio spesso, se sei Davide, puoi battere Golia. Concetti semplici, si diceva, espressi in maniera paradigmatica dal gol di Federico Gentile, splendida essenza del calcio scontatamente
apparentemente elementare ma terribilmente efficace di Ninni Corda. Efficace perché nel calcio pochi discorsi, contano solo ed esclusivamente i risultati. Complimenti dunque al Savona che pian piano sta risorgendo. Abbiamo al telefono il capitano del Savona, Giacomo De Martis. Ci sei, Giacomo? Sì, ciao, buonasera a tutti. Buonasera, grazie anche a te del tuo intervento. Allora, abbiamo visto il servizio di Simone Maggi, due sconfitte e poi due vittorie, una davvero clamorosa, quella a Cremona, anche se però Aresti, che era stato ospite qua a noi, aveva detto andiamo a Cremona per giocarci la partita. È stata una grande impresa quella di 7 giorni fa. Sì, è stata una grandissima impresa, ma noi cerchiamo di fare la nostra partita sempre con tutti, anche perché rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno, sicuramente. Il nostro credo è questo, affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo, anche se sappiamo che i valori sono diversi. Cioè, in questo caso quello della Cremonese l'abbiamo intuito subito che era molto alto, perché avevano molti elementi di spessore, però questo non significa niente, anche perché noi crediamo nelle nostre qualità e penso che gli uomini di spessore ce li abbiamo anche noi. E da lì è nata una vittoria storica importante, che ci può comunque dare anche una spinta nel morale per poter affrontare la stagione anche diversamente, perché certo, non era iniziata benissimo, anche se comunque l'Albino Leffe che abbiamo affrontato è una squadra solidissima e veramente forte, probabilmente abbiamo pagato anche lo scotto del nuovo campionato, perché comunque l'anno scorso le qualità erano differenti perché le categorie ci sono apposta. Certo, e certo. Niente, poi a Pavia abbiamo fatto una discreta partita dove penso che meritassimo più noi di vincere che loro, solo che poi all'ultimo minuto c'è stato un infortunio e abbiamo perso la partita. Ma tutto certo pure. Giacomo, ascolto qua Simone Maggi che naturalmente ti vuole fare una domanda. Intanto sì. Ciao Giacomo, grazie per essere intervenuto. Ti volevo chiedere, tutti ormai non è un segreto, no? che il Savona è il marchio di fabbrica un po' del suo allenatore, fatto a immagine e somiglianza del suo allenatore, e si può dire che di tutti i giocatori del Savona forse tu sei quello più a immagine e somiglianza del tuo allenatore, no? Corda non ha avuto una carriera calcistica insomma pagante, si può dire che se Corda avesse giocato un po' di più a pallone sarebbe stato un De Martis? È possibile, sì, vabbè, noi ci conosciamo da tanto tempo, ci conoscevamo anche prima che lui fosse facesse il mio allenatore. E vabbè, certo, io comunque so benissimo, forse più di altri, quello che chiede lui ai suoi giocatori. Poi noi parliamo spesso anche dei problemi del gruppo, se ci sono, ma lui è molto bravo ad assemblare sempre tutto e tutti, perché comunque riesce a far diventare dei gruppi importanti e solidi immediatamente, perché certo, se voleva una stagione semplice probabilmente confermava in tutto e per tutto i giocatori dello scorso anno, però lui non è stato dello stesso avviso, ha cambiato quasi totalmente il gruppo, mantenendo comunque i giocatori che lui considerava colonne, diciamo. E niente, siamo riusciti subito a trovare un amalgama, questo è grazie a lui sicuramente, e adesso stiamo raccogliendo un po' i frutti, ma non dobbiamo sicuramente montarci la testa, perché comunque siamo alla quarta giornata, il campionato è difficile, ma nessuno è spaventato, perché comunque noi lavoriamo tanto e lavoriamo bene. Penso che nello sport i sacrifici vengano sempre premiati. Così. Certo, benissimo, grazie del tuo intervento Giacomo, in bocca al lupo naturalmente per domenica in casa contro il Como. Crepi il lupo, grazie a tutti, grazie.
Perfetto, grazie a Giacomo De Martis. Rientriamo in studio con Marco Bertucci, andiamo a vedere anche le statistiche, ci focalizziamo soprattutto sui prossimi avversari del Savona e dell'Entella, Simone, che sono il Como e il Vicenza. Savona in casa col Como, Entella in trasferta col Vicenza. Sì, guarda, i dati di queste due formazioni sembrerebbero un copia e incolla, no? Tra Como e Vicenza, le vediamo con una piccolissima differenza, che i lariani perdono sempre lontano dal Sinigaglia, mentre i vicentini vincono sempre al Menti, anche se Giampaolo, possiamo dirlo anche con una, anche con un po' di esclusiva, no? Se ne parlava già all'inizio della stagione, poi questa voce è stata taciuta, sì, perché per prendere decisioni del genere ci vuole tempo, ma pare che sul Vicenza penda una probabile penalizzazione di 3-4 punti. Bene. In seguito a al ritardo nel presentare la fideiussione, quindi nel regolarizzarsi con l'iscrizione al campionato. Questo i dirigenti vicentini che abbiamo sentito lo preventivavano, sì, già prima. Il Vicenza a un certo punto quest'estate forse non riusciva neanche a iscriversi, e invece poi ce l'ha fatta, però con termini ovviamente sbagliati, fuori sì, fuori a questo tempo. Punto in chiave promozione, bene per l'Entella. Se Vicenza, Albino Leffe fanno errori anche dal punto di vista giudiziario, sicuramente sì, è un vantaggio. Tra l'altro, guarda, io da quando seguiamo la Lega Pro io e te, saranno 4 anni, era la prima volta che vedevamo partire un campionato senza punti di penalità, però bastato adesso un mese, arrivano. Adesso cominciano a fioccare da tutte le parti. Erano tutte nascoste. Ci queste. Scherziamo su, proprio perché sono punti che interessano squadre che... Certo. Che riguardano le nostre liguri, quindi ci possiamo ridere su, perché le nostre liguri sono in regola, perfette, stanno facendo un buon campionato e finora quest'anno non hanno preso punti di penalità. Anche il cartello del prossimo tour andiamo a vedere, siamo quasi in conclusione, abbiamo già ricordato le sfide di Entella e Savona, c'è una partita davvero molto importante, Simone, Albino Leffe e Provercelli. Sì, da qua si potrà dedurre tanto, uno perché la Provercelli è appaiata in testa alla classifica al pari dei biancocelesti, e due perché bisognerà vedere il contraccolpo psicologico che... ha preso sicuramente l'Albino Leffe con questa situazione ancora in pendenza, tre punti, cioè il punto di la partita persa a tavolino, quindi il punto tolto, e più però ancora questa situazione, vedremo come reagirà la squadra di Madonna, e vedremo anche cosa farà la Provercelli. Ovviamente si parte che ognuno è prodotto del proprio destino, quindi l'Entella dovrà vincere la Vicenza, non avrà un compito facilissimo, così come il Savona giocherà col Como. Ricordiamo, abbiamo sentito De Martis ha giocato a Como con Ninni Corda, vinse un campionato di Serie D e una Coppa Italia di categoria, ragione per cui è una sfida un po' del cuore per cui, sia per Ninni Corda che Giacomo De Martis. Perfetto, siamo in chiusura, grazie a Simone Maggi, che ritroveremo domani sera con Graziano Cesare in Assi Show, approfondire anche i temi della Lega Pro. Grazie Simone. Grazie a te Giampaolo. Grazie a Marco Bertucci, non perdete poi anche il successivo appuntamento con Anteprima Calcio. Noi invece ci rivediamo lunedì prossimo ore 19. Buonasera a tutti. In collaborazione con Books and C, libri e logistica a Genova Bolzaneto. Questo programma è stato offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. SGM Serramenti. Una vasta gamma di serramenti e automazioni per soddisfare qualunque richiesta di materiali che arredano una casa, garantendo qualità e risparmio. Serramenti in PVC, alluminio, legno, porte blindate e grate antintrusione. Porte interne delle marche più prestigiose, il legno massello, laminato, cristallo. Portoni sezionali, basculanti, serrande e automazioni cancelli. Alla base del nostro lavoro, esperienza, sicurezza, stile, innovazione e la personalizzazione per voi dei nostri prodotti. SGM Serramenti, a Genova, Ponte Decimo. Salone Nautico, dove iniziano le storie d'amare. Dal 2 al 6 ottobre, Genova ti aspetta.
Vola con Wingo da Genova a Istanbul, con la qualità e i prezzi di Turkish Airlines a partire da 129 euro. Inizia ora la scoperta di nuovi mondi con Wingo. Ovunque tu vada, è più facile con Wingo. Mettere a punto un'auto. Risolvere un problema. Offrire un servizio puntiglioso. Garantire efficienza e sicurezza. Audisio è benvenuto. Una grande esperienza al servizio della tua auto. Dal 1962 è cresciuta con noi. Essere competitivi nel servizio e nel prezzo. Per noi è come vincere in pista. Audisio è benvenuto. Un tagliando perfetto a un prezzo molto competitivo. Del fondente. Novi, il grande cioccolato italiano. Dal 3 al 6 ottobre alla festa della Marineria della Spezia arrivano i grandi velieri della Lika Mobile Mediterranean Soul Ships Regatta. 4 giorni con oltre 100 eventi gratuiti e un ricco programma di regate, visite ai velieri, incontri con autori, scienziati e personalità del mondo del mare, mostre tematiche, spettacoli, musica e gastronomia. Festa della Marineria 2013, dal 3 al 6 ottobre, alla Spezia. L'energia non arriva, si genera. Come il rispetto, l'impegno e il benessere. Usare bene l'energia è un gesto semplice, ma la trasforma in idee per crearne di nuova. L'energia è ciò che diventa. Diamo all'energia un'energia nuova.
in collaborazione con Banca Carige, un porto sicuro nella nostra città. Circa 300 tifosi del Genoa al Signorini di Pegli per il ritorno dell'allenatore. Nessuna conferenza stampa e anche Preziosi preferisce tacere. Per il ruolo di direttore sportivo, Delicare resta in forte bili, come due ex dirigenti hanno declinato l'invito avanzato dalla società. Dopo il peggior inizio di stagione, la tifoseria è in fermento, i fedelissimi attaccano il presidente, gli ultras meno duri con la società, intanto Garone dice Rossi non è un capro espiatorio. Il mister Bucerchiato incassa così la fiducia e punta sul ritorno del brasiliano contro il Torino, anche perché perderà Costa e Krstičić. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati a questa seconda edizione di Anteprima Calcio con in studio Andrea Lazzaro. Buonasera Andrea. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti. È stato il G-Day, il Gasperini Day, insomma il giorno del ritorno dell'allenatore del Genoa, 3 anni dopo l'esonero, dopo la sconfitta di Palermo. Un Gasperini che è arrivato al campo di Pegli già nel tarda mattinata, ha lavorato col suo staff, tra l'altro resta Murgita, il suo vice sarà comunque Gritti, e poi ha incontrato il presidente Preziosi, un incontro poi con la squadra e alle 14.58 tutti in campo sotto gli applausi di un po' di centinaio di tifosi rossoblu. Ma ci racconta tutto questa giornata davvero speciale per Gasperini, per il Genoa, il nostro inviato a Pegli, Emanuele Gerboni. Se n'è andato il presidente rossoblu Enrico Preziosi, è stato a Pegli circa due ore e mezza. Prima ha parlato con il resto della squadra, con il gruppo, ha voluto tastare il polso anche un po' dell'ambiente rossoblu, è stato a parlare insieme al nuovo tecnico Giampiero Gasperini per circa un'ora. Poi è salito in campo insieme alla squadra, ha seguito l'allenamento, un allenamento poi che si è svolto prevalentemente su esercitazioni col pallone, esercitazioni tattiche, con la volontà di riprendere un po' confidenza, diciamo così, con questo nuovo ambiente per quanto riguarda il tecnico del Genoa. Per lui tanti applausi da parte del pubblico, applausi sentiti, cori di incitamento, lui ha ringraziato, ha salutato la tribunetta, quasi 400 spettatori in più occasioni. Oggi è stata una giornata, diciamo così, di approccio con un ambiente che poi non si è mai dimenticato, gli è sempre rimasto nel cuore. Poi una partita alla finale 8 contro 8, tra l'altro un gruppo poi ha lavorato a parte, ha svolto anche delle corse, un lavoro di scarico dopo la gara di sabato. Dunque questo è un po' il riassunto della giornata rossoblu, una giornata iniziata molto presto per Giampiero Gasperini, che è arrivato qui a Pegni intorno alle 10, poi si è avvicinato ai cronisti e ha detto poi parlerò in occasione della conferenza stampa, e ben chiesto se è contento, e con la testa sorridendo ha fatto segno così di no, ovviamente scherzando. Per lui una grande occasione e vuole cogliere al volo. Allora, poi vedremo il notiziario, intanto vediamo un po' di altre immagini, un ritorno davvero particolare, annunciato per certi versi, insomma erano già un po' di giorni prima della partita col Napoli che c'era aria di un suo ritorno in rossoblu, clamoroso per come si erano lasciati, ma in fondo Preziosi poi ha fatto il primo passo, ha teso lui la mano a Gasperini e l'accordo è venuto da sé. Diciamo che il Genoa vuole Gasperini, ma Gasperini ha bisogno anche del Genoa in questo momento. Sì, beh, Gasperini è un déjà vu che, vedendo le immagini, le prime immagini, mi sembrava che in realtà Gasperini non se ne fosse mai andato, perché sì, in quell'ambiente, con quella struttura alle spalle, con questo verde, con queste tribune, obiettivamente sembra che Gasperini non abbia mai lasciato Pegli. Le frizioni che dopo quella infausta notte di Palermo avevano portato all'esonero di Gasperini nell'autunno del 2010 si sono appianate. In questo momento il Genoa ha bisogno di un allenatore, soprattutto anche che riporti lo stimolo, lo sprint necessario per risalire e dare soprattutto un'identità a questa squadra. Poi sentiremo i tifosi, quello che vogliono i tifosi è una squadra che combatta, che abbia grinta e che soprattutto sia propositiva. E il miglior Genoa l'abbiamo visto proprio con Gasperini in partite arrembanti, di grande spettacolo, e dunque e questa credo che sia l'intenzione del presidente Preziosi, doppia, di risalire la classifica ma anche di ridare un po' di ulteriore entusiasmo a tutto il gruppo. Sicuramente, sentiamoli allora questi tifosi intervistati da Emanuele Gerboni oggi a Pegli, insomma tra la soddisfazione e la speranza di un Genoa diverso, vediamo. Gli diano un po' di tempo e speriamo bene. Tatticamente 3-4-3 tutta la vita? Sì, credo. Adesso bisogna poi vedere lui con gli uomini che ha e vedrà un po'. Grazie. Ci spostiamo. Questa tifosa rossoblu, una parola su Gasperini me la devi dire. Siamo felicissimi che è tornato, speriamo che porti bene.
e che combatta come al suo solito. Quello che mancava secondo te anche un po' a Liverani, un po' di genuinità, diciamo. Anche quello, ma anche la grinta e lo spirito che ha il Gasp. Forza Gasp, grazie. La grinta e lo spirito che ha il Gasp. Allora, andiamo da questa tifosa. Finalmente è tornato. Lei ci sperava, diciamo. È stato un po' a sorpresa. No, felicissima, felicissima. È persino bello per me. Oltre che bravo, quindi felicissima. Lo vorrebbe anche sposare. Eh no, poverino, che brutto affare che farebbe. Già questa partita con il Catania, che Genoa si aspetta? 3-4-3 a livello tattico? Perlomeno con un po' più di grinta. Perlomeno con un po' più di grinta. Grazie, grazie. Allora andiamo da questi altri tifosi, non vogliono parlare, che Genoa